Buongiorno, buongiorno ragazze, nuovo video al volo. Allora, voi vedrete che io ho su matita e mascara, ma perché stamattina tra l'altro stavo facendo delle prove per vedere per dei marroni, perché oggi voglio fare un trucco che ho visto, allora non mi verrà uguale, voglio fare un trucco che ho visto sulla pagina di Mr. Daniel Makeup, che mi è piaciuto tanto e ho detto vabbè, non sarà tanto la stessa cosa, ma io ci provo. Allora, intanto facciamo così, opla, tiriamo su tutto il frangiame qua. Tra l'altro io una volta avevo tipo un cerchietto che mi tenevo qui per fare sto lavoro, ma va bene, facciamo finta che l'abbiamo perso, in realtà non so. Allora, non volevo esagerare con la base, anche se in realtà oggi ho delle discromie del cacchio, sono stanca morta, la luce fa sempre schifo uguale. Vaffanculo, chi se ne frega. Quindi mi metto il primer di Bottega e vabbè, insomma, stamattina una mia amica mi ha detto che c'era un'offertona sulle poi uso il Bright Start, che sapete che è il mio fondo preferito di Avon, perché è quello luminoso che vi crea questo bel effetto. Sono sana anch'io, in questo periodo ce n'è di gran bisogno, visto e considerato che sono totalmente avulsa dalla realtà, e me lo spalmo pure con le dita come nelle migliori delle tradizioni. E vi chiederete perché, vabbè, sono uscita a fare sta corsa a prendere sti pennelli perché cioè, no, sono in offerta qui e là. Tra l'altro sono i pennelli della Royal Beauty che a me piacciono tanto, sono questi con questa confezione qui, e sono corsa. Ovviamente ne ho trovato uno solo che mi piaceva, che è questo qui con la punta rotonda, però siccome mi piacciono molto e ne avevo tanti di quelli con adesso non me ne viene in mano neanche uno, questo della Elf, ma sì, andiamo avanti così. Ne avevo tanti di questi qui fatti così, bianchi sempre loro, e oggi c'erano questi neri, ho detto vabbè, vado e compro, e quindi mi sono lanciata al volo, proprio ciu ciu, mi sono vestita al volo per andare a fare questa storia qui e cercare di capire. Allora, il pennello che serviva a me ne ho trovato uno solo, ma in compenso ho scoperto questo nuovo brand che si chiama Copine Line Paris, che è un brand low cost, e ho preso questo, mi ha incuriosito tanto questo correttore mousse nel colore pesce, cioè pesca, il colore è questo qui. Allora, dico, io l'ho preso perché è leggermente aranciato e volevo capire come si comportava con le mie occhiaie scure, perché sono in un periodo nel quale ho le occhiaie scurissime. Tra l'altro la mia amica Pina la Peppina, che mi ha dato per dispersa, che pensa che non me la cagherò mai più nella vita, aveva bisogno di consigli per le occhiaie, perché lei ha le occhiaie scure. Io sto ancora tutt'oggi cercando di capire com'è il colpo dei correttori, perché non abbiamo tutti lo stesso tipo di pelle, non abbiamo tutti lo stesso tipo di occhiaie. Volevo capire se c'era prenderò questo pennellino a punta perché voglio prendere. Allora, la texture è morbidissima e si stende veramente tanto bene. Questa base leggermente aranciata, e io voglio usarlo per schiarire un pochino e rendere omogenea la parte dell'occhio. Tra l'altro non è male, non va neanche nelle pieghe. Io oggi sono un po' sgarruppata perché sono molto stanca. Ieri sono stata, avevo un corso, sono stata a fissare il monitor tutto il giorno e cioè ne sono uscita distrutta, però va a mitigare un tantinello il marrone delle occhiaie. E poi sopra ci vado con un correttore più chiaro, in modo tale che rimanga un pochino più illuminato. La cosa migliore secondo me sarebbe quella, dopo aver cercato di mitigare un po' il colore delle occhiaie, quello di allora, dopo aver uniformato la parte, secondo me la scelta migliore è quella di ce la posso fare, ragazzi, quella di andarci su con un correttore chiaro e un illuminante, perché l'illuminante ha questo effetto ottico. Disgraziatamente secondo me quando si ha proprio questo solco dovuto proprio alla stanchezza, la cosa figa sarebbe quella di fare una bella maschera viso e tanti saluti per sgonfiare e poi andarci su col trucco. Io non ho avuto il tempo, stamattina mi sono fatta i capelli, come potete vedere. Quello è. Poi uso come cipria, siccome mi piace molto, questo fondo di Sephora, e mi piace molto perché ha una tonalità piuttosto chiara, non va nelle pieghe, e se usato da solo è un fondo leggerissimo, cipriato, che tende a essere opaco. Se usato su un fondo come quello che ho usato io prima, dà un effetto cipria piacevole che comunque non vada a appesantire troppo, e voilà. Ora, la luce fa sempre schifo, io sto cercando di capire dove mettermi, però ragazzi, cioè, non so, mi devo dotare di un neon e vediamo un po' che cosa succede. Ho visto che una ragazza che è sul gruppo di The Makeup Room, The Makeup Room Beauty Express, sì, AliExpress fan, usa una circolina. Io adesso ci penserò, vedrò un po' che cosa fare, perché anch'io sono in difficoltà. Allora, voglio rifare questo trucco qui, non mi verrà sicuramente uguale, perché quello lì, Mr. Daniel è un mito, però aspettate un attimo, io ho un ombrettino in crema di neve. Allora, io non amo particolarmente gli ombretti in crema di neve, voi lo sapete, io non li uso mai, però ce n'è uno che si chiama... adesso lo cerco, mi pare che si chiami Lavender Teal, una cosa simile, che è, secondo me, un colore che potrebbe andare bene nella parte interna dell'occhio, ma vi dirò che al momento ne ho trovato un altro che forse è anche meglio, che è questo qui, che si chiama Frozen Angel, ed è un violetto. Come base nella parte interna dell'occhio voglio mettere questo qui, che è il Vamp di Pupa. Allora, non mi ero preparata niente perché stavo facendo altro e non pensavo neanche di avere il tempo di girare un video. Poi stamattina ce l'ho sempre un attimo comoda, poi Alessandro mi ha vista schizzare fuori dalla porta in preda al sacro fuoco della pennellite acuta, e quindi prendo questo pennellino qua della Model Zone e prendo un po' di questo ombretto in mousse della Pupa, che è della Vamp, il numero 005, e lo vado a mettere soltanto nella parte interna dell'occhio, in modo che diventi proprio un punto luce, no? Lo vado proprio a sfumare solo nella parte interna, nell'angolo interno, senza andare troppo verso la palpebra, perché poi lì ci entra il marrone. Ribadisco, non sarà la stessa cosa, io la foto l'ho messa in pagina, so perfettamente che, però ragazzi, se io fossi Mr. Daniel sarei un make up artist con una linea di make up che tira di brutto e che tutti vogliono. Poi prendo un po' di questo qui, che però è un violettino, e butto giù l'eccesso e ci vado sopra, giusto per ricreare questo effetto un pochino più viola che anche lui aveva messo. Vedete, di qua è più chiaro, di qua è più scuro. Comunque poi vi faccio anche una foto così si vede, giusto per avere un punto luce che tenda al viola, perché volevo usare madreperla, ma in realtà lui ha usato Lilac Wonder, che è tutta un'altra storia, cioè, e voilà. E questo è la parte interna dell'occhio, che vista così fa schifo, ma va bene. Poi invece qui c'ho ancora gli occhiali, mi stanno la cover che ho tolto, perché io ho una cover per girare i video e una per andare in giro. Allora, ho provato due marroni che sono piuttosto simili. Uno è di Nabla, è questo, ed è Camelot, e questo qui invece è di una palette, della nuova palette 32 colori, la Flawless 32 colori di Makeup Revolution, vedete si assomigliano moltissimo. Questo è Camelot e questo è, almeno mi pare che sia Camelot, non vorrei dire una cagata che poi qualcuno mi dice è sbagliato, aspettate che ci guardo. Tribeca infatti è questo. Sono due marroni che secondo me vanno bene tutte e due per fare questo colore. Io farò un mix di tutte e due per fare questo smoky primaverile. Tra l'altro sono due palette che mi piacciono entrambe moltissimo, con le quali mi trovo da Dio, quindi vabbè. E comincerò sicuramente con quello della Flawless e vado a picchiettarlo proprio dove finisce il colore che ho messo prima e ci vado un po' sopra e lo spargo un po' così, lo spargo, lo sfumo senza andare troppo su, mi allungo leggermente verso l'esterno dell'occhio giusto per non ridurre al nulla totale. Ovviamente voi lo vedete più scuro, ma non è così tanto scuro, ma la luce è sempre uno schifo. Ecco qua, tra l'altro è un colore, non ho ancora fatto la review di questa palette perché non ho avuto il tempo, come ben saprete è un periodo in ufficio che ho un sacco da fare e non ho il tempo materiale di girare delle review, ho pochissimo tempo, sono sempre incasinata e boh. Quindi niente, stamattina anche se avevo già messo mascara e matita ho detto vabbè, tanto volevo comunque fare questo make up qui e boh, cioè quando l'ho visto in pagina mi sono innamorata e potenzialmente potrebbe già essere finito così. In realtà lui ha preso lo stesso marrone, è passato un po' sotto e io ci voglio passare un po' sotto, però vorrei metterci insieme anche un po' di madreperla perché secondo me sono due colori che messi insieme stanno bene. E a questo punto quasi quasi io non userei neanche Tribeca perché con questo marrone qua secondo me già arriviamo ad avere un risultato super figo, vedete? Lo vado a mettere anche un po' sotto, poi essendo un po' shimmerino, avendo degli shimmer marroncini chiari, bronzo, non è neanche una roba troppo. Poi comunque farò una foto, vado a sfumare per bene in modo che non ci siano accumuli, non ci sia casino e controllo com'è la sfumatura nella piega dell'occhio, nell'angolo interno dell'occhio, che non è male, però volevo prendere, madonna mi è caduto l'ombrettino di neve su un nero, vabbè, ripulire la cialda, i pasticci della Makeup Rainbow che come me non c'è nessuno. Vado a prendere ancora un ciccinino di questo qui, con lo stesso pennellino di prima, ci ripasso di nuovo proprio sull'attaccatura dell'occhio, così il telefono vibracchia perché vabbè, ovviamente il sabato sempre la giornata delle ricerche varie di tutti, e vado a ripassare il punto luce all'interno dell'occhio che poi è il punto forte di tutto. E non ci ripasso il lilla se non sotto, batto l'eccesso che è qui, se non sotto per dare proprio una sfumatura lillina, perché secondo me il lilla con il marrone è un colore pazzesco che sta benissimo. Io batto sempre l'eccessino perché sennò facciamo una super mascherada che non mi sembra il caso. Ecco qui, e questo è quanto. Allora, siccome a me piace ma non voglio che sia troppo, prendo col dito un po' di madreperla, ne ho preso anche troppo, che vabbè lo conoscete tutti, questo colore qui è un colore molto neutro, però con i marroni poi sta bene. Allora lo prendo e lo voglio picchiettare leggermente, ma proprio una lacrima, non una roba, all'interno dell'occhio perché dia una specie di punto luce, vedete? ma è una cosa mia perché oggi mi vedo così. In realtà il trucco di per sé mi piace moltissimo per com'è e non ne vuole neanche tanto serli a menare il torrone, però mi piace l'idea che al centro dell'occhio ci sia comunque un po' di risalto. Poi riprendo la matita che mi sono messa stamattina, che è la solita Double Glam di Kiko, quella col viola, e ripasso nella rima interna sotto e non vado proprio fino in fondo, vado un po' prima dell'angolo interno dove ho ripassato così. E poi uso il solito mascara fluo di Pupa, questo qui, perché mi sono resa conto che con i marroni risalta un sacco. Allora io lo metto tantissimo anche da solo, quando non ho voglia di truccarmi metto mascara e matita, faccio un po' di base e ho belle che risolto il problema. Ma mi piace il fatto che comunque con i marroni, ecco la solita cazzata, guardate qua che bello. Opla. Oggi è una giornata proprio di mano ferma, ma che se fossi un chirurgo avrei già ammazzato tutti i pazienti. È un viola fluo che si vede tantissimo, ovviamente voi non vedete una massa, molto bene, l'importante è quello. Vediamo un po' se riesco a... è fichissimo, cioè è proprio wow, un colore pazzesco. Poi con il pennello da correttore passo sempre un po' qui per dare una sistemata, perché magari posso aver dato una pennellata sbagliata. E poi con questo nuovo super pennello che mi sono comprata oggi prendo un colore chiaro matte di questa palette qui che si chiama, della 32 Flawless, che si chiama Paper, che è un giallino, e vado sotto le sopracciglia e faccio... gli do una passata giusto per dare una specie di punto luce, dare un po' di risalto, e voilà, il trucco è finito. Mi piace moltissimo, sicuramente c'è da migliorare, ma mi piace molto come è venuto, mi piace tanto la resa, gli ombretti sono una figata. E vabbè, non sarà uguale a quello che ha fatto Mr. Daniel, ribadisco che se fossi Mr. Daniel io sarei un make-up artist, però ora tra l'altro la stessa cosa secondo me si può fare con Catleya, rimane un pochino più intenso, però secondo me vale la pena. Oh madonna, volevo mettere a posto tutto, però prima mettiamo il blush. Allora uso questo che è quello di Shaka, che vabbè lo sapete. Allora è un blush che mi sta facendo impazzire nella maniera più totale assoluta, mi piace moltissimissimo perché ha dentro già l'illuminante in queste cialdine più chiare, e quindi io mi risparmio anche il passaggio con l'illuminante. A volte con l'aso del pennello vado a prendere semplicemente quello e bon, non ci sono problemi, ti segue perfettamente. È un... questo lo mettiamo là perché è troppo corto, è un blush che dura tutta la giornata. Vediamo se riesco, già che ci sono, vabbè la review la faccio dopo. È un blush che dura tutta la giornata, che non vi crea nessun tipo di problema, e madonna, cioè veramente è pazzesco. Quindi se vi capita di andare in una OVS un po' fornita, deve essere un po' fornita perché se no non lo trovate, perché da me per esempio non c'è, che vi posso dire, compratelo perché veramente ne vale tanto 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 la pena. Niente, questo è il trucco finito, dopo se riesco vi metto anche una foto perché qui la luce è uno schifo. Sembra molto più scuro, in realtà è molto più chiaro. Io vi mando un bacio e vi lascio al prossimo video, ciao!